Siamo qui tra i viali dell'istituto, proprio dove il tempo sembra si sia fermato. Chiaramente siamo nella struttura adiacente a quella dell'ippodromo delle Capannelle. Siamo venuti a trovare un personaggio fondamentale per la nostra ippica, il maestro Luigi Camici, che è a qualche metro di distanza da noi. Allora andiamo a vedere, andiamo a fare quattro chiacchiere con lui per capire un po' come funziona la sua quotidianità e un po' per ripercorrere la sua incredibile carriera. Eccolo Luigi, tornato più in forma che mai dopo un piccolo contrattempo fisico. Sulla soglia della scuderia che è stata la sua gloriosa casa negli anni del ritorno a Roma e prima della parentesi di Cisterna. Con lui abbiamo approfittato, abbiamo parlato di tutto, della sua storia, dei suoi successi, degli esordi, ma soprattutto di colui il quale ha dato la spinta fondamentale al mestiere di allenatore. Beh, devo dire che il signor Mantovani per me è stato un bel maestro. Perché era un uomo che veniva tutte le mattine al San Siro, alla scuderia, che lo stabilimento suo era in via Alberto Mario, lì zona Magenta, lì vicino. Lui veniva alla scuderia, però non guardava i cavalli, anzi si levò, mi ricordo, prima si levava il cappello, no, quando veniva. Lui disse no, cappello. Lei è uno di quelli che ha visto Nearco. L'ho visto, però non fino al derby, l'ho visto qui nel derby, che vinse di tutta una curva. Il secondo era un cavallo della Terno, Peligno si chiamava. Me lo ricordo perché ero qui e ancora non... Beh, lei ha visto Nearco, insomma, già è già questo. Ma io che mi ricordo molto molto bene era il padre di Tenerani. E Tenerani, il padre di Ribon, quello me lo ricordo bene perché era avversario nostro in corsa. Ecco, come avversario Federico Tesio, la Dormello, che avversari erano? Tosti, ostici? Tesio, quando correva traghetto, mandava Ugo Penco a sentire se correva. Allora i partenti erano un po' segreti, no? Era il libro aperto, però era un po'. E lui non correva nelle corsette così che c'era traghetto. Allora le corse c'erano solo a Milano, il derby lo fece a Milano quell'anno. Per dire, lo stimava molto, però si informava, mandava Ugo Penco, allora era caporale, no? Ugo. Di tutti gli allenatori, diciamo, che ha vissuto, lei ha vissuto un po' tutti gli strati, un po' dell'ippica, uno che le somigliava, chi poteva essere? Somigliare è un po' difficile dirlo, perché insomma per me c'è stato uno che è stato anche allenatore della Mantova, Federico Regoli, no? Due o tre anni, quindi parecchie cose. E un rivale da allenatore, chi sentiva particolarmente come rivale? Il rivale era Lorenzo Brogi, che praticamente ha imparato con me. Quando andavo fuori con questi cavalli veniva anche lui, era allievo e ha imparato che le facevo io. Senza domandare niente, perché no. Si ruba con l'occhio, no? Si dice che i grandi rubano con l'occhio. È inutile dire le cose, tanto poi non... Bisogna prenderle, basta. Allora uno vede un po' di uno, un po' dell'altro, poi vede... E da qui l'epopea della Mantova. Erano anni di grandissimo senso sportivo e corre indelebile il ricordo a quella giubba verde e tracolla oro, così come il berretto. Il derby di traghetto, in quell'occasione a Milano, Fante, Leon de San Marco, Barbatoni, Rio Marin, tutti campioni gestiti da Luigi. Anni di poche parole e tanti fatti. Tutto questo fino al 1976, alla morte di Mantovani, con la ripartenza di Luigi proprio a Capannelle. Io ero disoccupato a quel periodo, perché prima mi chiedevano, no, quando dovevo andare alla Dormello, dovevo andare a prendere i cavalli della CFD qui dell'avvocato D'Alessio. E io gli dissi di no, perché dico no, la Mantovana la lascio. Il primo proprietario che venne mi offrì i cavalli, io gli dissi io non voglio sapere che cavalli sono, voglio sapere chi è il proprietario. Era De Angelis, quello del è parente di Marsicola, come si chiama? De Angeli si chiamava, insomma, lui. E lo vidi che qui si comportava, ce l'aveva da Manganelli, cavalli, Manganese. Lui si comportava da signore, dico, se quello lì va bene.
che cavalli c'ha, c'ha, a me mi interessa. L'importante insomma è che avesse una figura. E infatti, e se no andavo a Milano da Mario Benetti e mi trovavo un posto. Senta, ci diceva che Fossati, no? Chiaramente il giornalista recentemente scomparso, le chiedeva sempre di tornare a Milano. Eh sì, sempre, tutte le volte arrivavo a Milano. Chiaro. Tornando per un attimo al discorso della Mantova, quali sono stati i cavalli più importanti di quell'esperienza? Secondo me c'è stato un cavallo eccezionale che si chiamava Traghetto, quello era un super. Quell'anno lì noi andammo a fare l'Arco di Trionfo con Fante, che arrivò quarto. Traghetto era meglio 100 metri di Fante, per dirne una, insomma. Nel libro dei record di Luigi c'è stato anche quello che riguarda il fatto di essere stato il primo italiano, nel 1961, a fare una volata transoceanica con Rio Marini. Beh, è durato abbastanza, insomma, perché da Milano a New York, insomma, più di 15 ore, mi ricordo. Poi quattro scali, non è che facevi Milano a New York, facevi in Svizzera, poi a Shannon, poi arrivavamo a New York. Quindi insomma un viaggio durato praticamente Esatto, 24 ore, perché fra monta e scendi. Però anche quella insomma va no, un'esperienza, infatti proprio il signor Mantovani che mi fece coraggio, dice guarda se ci vai vedrai che dopo mi E difatti nelle mani di Luigi sono in seguito passati centinaia di cavalli, quelli che non si piazzavano a vendere, e Tony Bean è viva nella mente, nel cuore, nell'animo l'emozione e la frenesia sublime che ha regalato agli ippici quel giorno a Longchamp nel 1988. What's the word on the street? Have I lost my crown? Or will I be king again? What's the word on the street? Have I lost my crown? Or will I be king of everything? Tempted myself time and time again, like self-destruction was so cruel. I mopped your tears and I scarred your heart. I blame the past and I blame you. Pensi che la domenica prima corso il Federico Tesio a Milano, mi servì come un lavoro, perché lui li vendeva tanti cavalli, no? Gaucci, cavalli che potevano servirti da battistrada, intanto ne vendeva qualcuno. E ero rimasto senza. Quindi capitò questo Federico Tesio, che c'era Junge, per fortuna c'era Junge, che mi fece fare un lavoro. E poi la domenica appunto di Parigi, dalla mattina lei avvertiva insomma una bella emozione? Veramente sì, perché già l'anno prima arrivò il secondo, di trampolino, insomma il cavallo lui voleva vedere, era un cavallo molto particolare nel senso che noi gli servivano due occasioni, doveva vedere, si convinceva il primo giorno, era un po' così, no? Poi tranquillo. Quando l'ha visto passare il traguardo per primo, che cosa ha pensato? Ecco, lei è uno che magari le nasconde forse un po' le emozioni, però immaginiamo che vederlo passare per primo il traguardo sia stato... Io mi ricordo che vicino a me c'era Pellegrino, sai Pellegrino quello delle spedizioni? Parente. Lui si sentì male. Non potete andare nemmeno incontro al cavallo perché dovevo cercare un dottore, questo stava male. Il cavallo che migliore che abbia mai allenato è stato proprio Tony Bean. Ne ha intravisto delle potenzialità in qualche altro cavallo che ha allenato? Ma delle potenzialità c'è stato qualcuno, sì, tipo Cerio Rufo, però non aveva la testa di Tony Bean.
Intanto riprendiamo anche un visitatore, è quanto mai opportuno mentre parliamo di Tony Bean. Sor Luigi, allora non parlare Gigino, non parlare, chiedo a Sor Luigi che figura è stata quella di Luigi Polito per Tony Bean e insomma per la sua carriera, ovviamente per i suoi trascorsi. Beh, è molto importante perché insomma diciamo lui lo montava e quello che lo portava a mano era Marettiello, come si chiamava Marettiello? Aiato. Quindi insomma sono state utili tutte e due perché no? Mi sono costati una cifra tutte e due perché a Milano un mese a Milano tutte e due perché io per finire di lavorare al cavallo dovevo andare a Milano. Eravamo qui. Giovani, voi sì, io no. Insomma un po'. Nel 2004 il derby ufficiale insieme a Fabrizio e non più un incognito. Il grintoso Bruntes varca per primo il traguardo e Capannella esplode. Bruntes all'esterno, Indy Primisin, passa Bruntes davanti a Tagliano e l'Italia che trionfa con Bruntes davanti a Tagliano. Luigi ha gestito cavalli buonissimi come Big Tobin, Bruttina e si è potuto fregiare di aver vinto tutte le classiche, tanto per gradire, nella cornice gloriosa di Cisterna. I Regina Elena di Soprallonda, Beauty to Petriolo, le Oaks di Germignaga, il Derby di Gruntes e poi due Parioli. Prima Chrysos il Monaco, poi Rutland Dam, cavallo ritenuto da sempre eccezionale dal motore potentissimo. Il motore ce l'aveva eccezionale. Perché lui c'ha le gambe che non erano, infatti vennero a chiederlo prima del Parioli, no? E poi non glielo dette, non so perché, allora erano questi soci. Il cavallo sicuramente dà qualcosa di buono, quando sarà servito dipende da sa ora pensano tutti andare all'estero e quindi ora questo è in Italia, non so. Chiaramente questo è frutto del suo lavoro, ma anche di Fabrizio, no? Fabrizio che sta prendendo ovviamente sta prendendo tutta la sua esperienza, la sta utilizzando. Certo, io ci tengo molto ora, più a lui che a me, io ormai quello che ho fatto, ma a lui ci terrei che... Però penso, intelligente lo è, quello è garantito, perché lui anche quando andava a scuola, lui lo mandai a Livorno al nautico, perché lui piaceva la vela, no? Speriamo che pigli. Però l'ultimo anno bocciò e quindi non c'è più. Forse già stava con la testa in scuderia. Mi fece fare un paio di viaggi, lo portai a Tokyo con me, perché mia moglie aveva un po' paura dell'aereo. Allora veniva lui al posto. E poi, insomma, lì si prese proprio con Tony Bean ad Ascot. Purtroppo ora non ci sono più proprietari. E insomma è così. Questi che vogliono guadagnare con i cavalli, che poi se guadagni è meglio, ma non è scritto. Quindi. 87 anni sì, ma la passione ancora enorme. Beh, la passione senz'altro, se non c'è quella non si va avanti. Quella è la prima cosa, la base. Che... Io infatti non è che volevo fare questo mestiere, però cominciai a vedere le corse, a vedere i cavalli. Si appassionò? Allora facevo il tifo per mio cugino, che non so, lui era, vabbè, però anche qui c'è stato, dalla Mantua c'è stato anche Saverio Pacifici, che era, a terra era un disastro, però in corsa era bravissimo. La giovinezza dentro, il suo esempio apre il cuore a speranza per il domani.
Qualcuno ci potrebbe anche essere, qualcuno, no, non qui da me, ma da lì, da dove Fabrizio allena quei signori lì della... Poggio dei Sabini. Poggio dei Sabini, potrebbe... c'è un grigetto che non è male. Ratmansky per caso si chiama? Da cosa ci possiamo aspettare da Ratmansky? Io mi aspetterei bene, però vediamo, insomma la verità deve venire fuori. E allora, forza Luigi, si pedala! Lights will guide.